Questo programma è realizzato in collaborazione con Coldiretti Pavia. Ben ritrovati a Terre Lombarde, il nostro magazine settimanale dedicato al mondo agricolo lombardo. Oggi saremo sulle colline dell'Oltrepò Pavese, saremo esattamente a Borgoratto Mormorolo. Insieme agli amici di Coldiretti Pavia parleremo di giovani che si sono dedicati al mondo agricolo e andremo a intervistare proprio uno di questi che ha una bellissima storia anche personale. Con le nostre telecamere vi faremo fare un viaggio davvero particolare alla scoperta di due prodotti davvero unici di questo territorio, ovvero la lavanda e lo zafferano. Ed eccoci all'interno dell'azienda agricola La Torre Memoriola di Massimiliano Perego e siamo con Ludovico Lorini Sgariboldi, delegato di Coldiretti Pavia. Allora, l'impegno di Coldiretti, soprattutto rivolto al mondo dei giovani. Questo è un esempio virtuoso, quello di questa azienda, quello di Massimiliano, ma che ruolo ha la vostra categoria, soprattutto quella rivolta ai giovani, rivolta al mondo agricolo? Giovani Impresa è un movimento che raccoglie i soci agricoltori under 40 di Coldiretti. Siamo la forza che investe nella terra e siamo molto legati alle tradizioni, anche se le rivisitiamo in una chiave più tecnologica. Io sono il delegato di Giovani Imprese Pavia, svolgo questo ruolo dal gennaio del 2018 e sono un agricoltore e coltivo l'azienda di famiglia che produce cereali e riso. Ecco, in effetti questa azienda dove siamo oggi, dove ci troviamo oggi, dove andremo a raccontare una bellissima produzione legata alla lavanda e allo zafferano, ha vinto recentemente questo importante premio, un premio di Coldiretti, sinonimo anche di qualità, soprattutto qualità che fa il mondo giovani, il vostro mondo giovani. Oscar Green è un premio indetto da Coldiretti alcuni anni fa con l'obiettivo di dare un riconoscimento a quelle aziende che si sono distinte in diversi campi e che hanno fatto dell'innovazione il loro punto di forza. Questo è il caso dell'azienda di Massimiliano, che qualche settimana fa è stata premiata con l'Oscar Green regionale. È un importante riconoscimento non solo per la sua azienda ma per tutta la provincia di Pavia. Bene Ludovico, grazie mille per questa anticipazione, ci rivedremo alla fine della puntata perché ho altre cose da chiederti, io comincio il viaggio alla scoperta di questa giovane impresa di Coldiretti Pavia. Vado. Grazie. Massimiliano, grazie mille di averci ospitati, stiamo facendo questo viaggio grazie a Coldiretti Pavia, la scoperta di qualcosa di nuovo qui in Oltrepò Pavese, che è la lavanda e lo zafferano, però ti abbiamo visto portare del rosmarino. Sì, esattamente, perché l'azienda diversifica, cerca di fare più produzioni, tra cui anche rosmarino da cui estraiamo olio essenziale. È una produzione minore rispetto alla lavanda, però è apprezzata dal mercato. Allora, Massimiliano, cominciamo questo viaggio. Due parole sulla tua realtà, così importante, abbiamo già scoperto che ha vinto un importante riconoscimento di Coldiretti, poi magari ne parleremo anche con te, ma soprattutto diamo qualche numero della tua azienda. Allora, l'azienda si estende per una superficie totale di 2 ettari, ci sono alcune tare, un ettaro è coltivato interamente a lavanda, poi abbiamo lo zafferano e altre colture minori. L'azienda in questo momento ha la produzione principale sulla lavanda, da cui ha il principale introito con cui si mantiene. Siamo presenti sui mercati in provincia di Pavia, ne facciamo 3 con Coldiretti, abbiamo il nostro spazio aziendale, abbiamo un e-commerce, facciamo vendita diretta. La lavanda ci permette di avere una produzione tale per cui ci serve un nostro distillatore. Infatti noi abbiamo un'intera filiera di produzione chiusa, quindi noi partiamo dalla pianta in campo, distilliamo, lavoriamo e vendiamo direttamente al consumatore finale.
Massimiliano, come mai ti sei avvicinato a queste due colture, principalmente a quella della lavanda, in un territorio vocato alla viticoltura? Sì. Beh, allora il mio titolo di studio ha aiutato, perché io sono perito agrario e quindi mi ha dato le basi per fare delle ricerche. Abbiamo dovuto, io e la mia famiglia, scegliere delle culture che potessero rispondere a quello che è il cambiamento climatico in atto e al fatto che le culture attuali, inoltre proprio a Pavese, come l'uva, cominciano a rendere sempre meno. E quindi è stata fatta una ricerca, sono state trovate delle piante officinali che rispondevano al fatto che qui stiamo andando in siccità, delle piante resistenti che si adattavano bene a questo terreno, e all'interno delle officinali sono state trovate delle colture, tra cui la lavanda e il rosmarino e lo zafferano, che poi sono state impiantate a livello sperimentale, hanno dato buoni risultati e quindi poi è stata ampliata questa produzione. Ecco, un'altra domanda un po' tecnica, però insomma a noi ci piace raccontare anche questi particolari. Che terreno ha bisogno la lavanda e lo zafferano? La lavanda predilige un terreno argilloso, senza ristagni idrici, è una pianta molto resistente, resiste anche benissimo fino a meno 20 gradi, per cui qua comunque si adatta. Lo zafferano invece è un bulbo, va in riposo vegetativo in estate, preferisce un terreno un po' più morbido perché l'argilla non gli consente di espandere bene il bulbo, però si adatta anche in questo caso e in questi terreni viene abbastanza bene. Qual è il suo ciclo vegetativo? Parlo della lavanda. La lavanda va a riposo vegetativo in inverno, durante la primavera comincia a fare i nuovi butti, i primi di giugno comincia a fare lo stelo per l'infiorescenza, rimane in piena fioritura fino a metà fine giugno, dopodiché è pronta per la raccolta. Un buon indice è vedere se ci sono insetti impollinatori sulla lavanda. Quando non ci sono, vuol dire che è pronta per essere raccolta. A quel punto viene tagliata, la pianta avrà un aspetto molto secco, sembra quasi morta in quel periodo. Dopodiché ci avviciniamo all'autunno, metterà le nuove foglie e poi ritornerà in riposo vegetativo. Mentre lo zafferano, qual è la stagione per coglierlo esattamente? Abbiamo appena adesso finito il periodo di raccolta dello zafferano, che appunto fiorisce a ottobre, fino a ottobre inizio novembre, dopodiché continuerà a fare la parte fiorale in modo da ingrandire il bulbo, quindi aumenterà continuamente le foglie, dividerà altri bulbi, dopodiché andrà in riposo vegetativo ai primi caldi primaverili. Vedrete la parte di foglia seccare, cadere, e a quel punto il bulbo sotto in riposo fino al prossimo ottobre-novembre. Grazie per questa informazione. Massimiliano, ancora una curiosità, poi entriamo. Qual è, insomma, come viene lavorata la lavanda in campo? Allora, la lavanda in campo, le prime lavorazioni vengono fatte appena usciti dall'inverno, quando anche le infestanti cominciano a partire, bisogna zappare attorno alla pianta per levare le infestanti. Tra ovviamente le file possiamo passare con un trattore, ma vicino alla pianta bisogna zappare. Una volta fatto quello, viene concimato, viene interrato il concime con una lavorazione che serve anche a tirar via le infestanti che ci sono. A quel punto bisogna continuare a tenerla pulita, arrivare in fioritura, raccogliere la fioritura, quindi la pianta viene tagliata, noi usiamo un potasiepi, per cui ogni pianta viene semplicemente tagliata a semisfera, raccolta lo stelo fiorale e portato in distilleria. La pianta a quel punto segue fino all'inverno, va soltanto tenuta pulita. Ci sono molte ore lavoro, perché la pianta, per tenerla pulita su una superficie come un ettaro, richiede settimane di zappa, che noi ovviamente facciamo. Mentre la parte che vedremo di lavorazione la vedremo poi successivamente di là. Entriamo? Sì. Massimiliano, siamo nel tuo quartier generale. A proposito di quartier generale, tu hai una storia molto curiosa legata al nostro ovviamente esercito, sì. Perché tu eri un parà, sì, che ha lasciato i lanci per dedicarsi alla terra, quindi sì, dal cielo ai campi. Sì. Sì, bisogna fare una precisazione doverosa, perché magari ci saranno altri paracadutisti che ci ascoltano e non si è mai ex para, cioè si è sempre paracadutisti, si è soltanto in riposo. Detto questo, sì, ho fatto 3 anni di servizio per quanto riguarda l'esercito italiano, di cui la maggior parte è nella Folgore una volta finito il periodo di addestramento basico. Ho servito per 2 anni e 9 mesi nel 183° reggimento paracadutisti di Pistoia come fuciliere assaltatore.
Ho fatto 9 mesi di impiego per un'operazione strade sicure, di cui abbiamo appunto l'attestato dietro di me, e poi mi sono congedato a dicembre 2016 e il 1 gennaio 2017 abbiamo aperto l'azienda. Come mai questa scelta? Ma perché, come dicevo prima, essendo già perito agrario e quindi avendo un titolo di studio, e perché volevamo ritornare alla terra, dato che questo è un territorio che sta perdendo molto velocemente quelli che sono i giovani. Non c'è un ricambio generazionale, le terre vengono abbandonate, ci sono tantissime superfici che sono ormai incolte. Se non riprendiamo questo terreno, dovremmo per forza di cose importare da altri territori e pagarne il prezzo, ovviamente. Quindi, rimanendo in tema militare, questa è anche una tua missione? Assolutamente sì, è un progetto a lungo termine che comunque ci dà sostentamento, sì, esattamente. C'è un'affinità tra il mondo dei parà, quindi quello dei grandi paracadutisti italiani, insomma, che sono l'eccellenza del nostro esercito, e il mondo agricolo? C'è un'affinità, l'hai trovata in questi anni? Assolutamente sì, perché devo dire che la forza di volontà che serve per fare determinate culture, comunque nel mondo che serve nel mondo dell'agricoltura, è la stessa che si può trovare in reparti scelti come la Folgore, assolutamente. Chiudiamo questo capitolo personale, molto bello, molto significativo, e ritorniamo a parlare anche di produzione. Dicevi anche prima all'esterno che tu fai molti mercatini di Campagna Amica, sì. Insomma, hanno un ruolo fondamentale per promuovere i vostri prodotti. Sì, perché fin dall'inizio è stato chiaro che l'azienda doveva puntare su quella che è la vendita diretta, perché se si vuole fare una produzione di ingrosso, di officinale, bisogna essere molto grossi come azienda, parliamo di decine di ettari, svariate decine di ettari. Quindi l'unico modo per aziende piccole, medio-piccole, per sopravvivere è fare una produzione che miri al prodotto finito e alla vendita diretta al cliente. Questo richiede tempo, sia per produrre, sia per essere conosciuti, perché nei primi anni dovete far girare il vostro nome, per cui dovrete fare mercatini, fiere, e-commerce, spazio aziendale, finché non fate girare la ruota, e a quel punto la ruota si manterrà da sola, continuando ovviamente a spingerla. Sono curiosissimo, Massimiliano. Cominciamo questo viaggio e ci addentriamo nella produzione vera e propria. Mi accompagni, ovviamente? Assolutamente sì. Massimiliano, abbiamo visto nelle immagini, perché ovviamente siamo fuori stagione, lo si vede anche dal nostro abbigliamento, la lavanda, la prima fase in assoluto è qui. Sì, giusto? Esattamente. Qui esattamente dove siamo? Qui siamo nel locale di distillazione, che è la parte dell'azienda che serve a prendere la materia prima in campo e a cominciare a trasformarla in quella che poi diventerà il prodotto finito. Quindi qua viene portata la lavanda raccolta, viene issata su questo piano da un rimorchio, dopodiché viene aperto questo lambicco qui, che è un distillatore in corrente di vapore. Funziona come una grande caffettiera, quindi abbiamo una parte d'acqua sotto, sopra viene messo un filtro e sopra viene messa la lavanda o qualsiasi altra cosa che tu voglia distillare. A questo punto cosa succede? Viene chiuso ermeticamente, viene acceso il fuoco sotto, mano a mano che l'acqua si scalda il vapore sale, passa all'interno della lavanda, arriva in questa condotta che è raffreddata, questo è il tubo di raffreddamento, dopodiché viene condensato e tu raccogli quello che è l'olio essenziale con l'idrolato, che è la parte di acqua del distillato. Allora, Massimiliano, voi, se non mi sbaglio, mi dicevi che avevate due tipi di lavanda. Sì, esattamente. Abbiamo due grandi famiglie. Una è la lavanda angustifoglia, ecotipo Mayette, che è una lavanda detta anche lavanda vera, che fiorisce tra l'altro prima della seconda. Per cui le due distillazioni sono diverse, perché la seconda, che è lavanda ibrido grosso, quindi un lavandino, fiorisce più tardi. Le due distillate vengono fatti senza mischiare le due lavande, perché hanno proprietà organolettiche diverse, esattamente come non andiamo a mischiare due uve, a meno che non si voglia fare un uvaggio. Ma in questo caso, per avere un prodotto puro, vengono diversificati. Accompagnato le nostre telecamere di terre lombarde, nel cuore pulsante della tua realtà agricola, siamo nel laboratorio.
Qua vedo una serie di attrezzature, ce le vai a spiegare nel dettaglio? Certamente. Allora, abbiamo visto la parte di distillazione. Ecco, il distillatore, quello che non abbiamo visto perché adesso non è in funzione, sono gli attrezzi attaccati sopra. Questo è un condensatore, quindi praticamente all'interno c'è un cilindro di vetro non comunicante con quello esterno, il condensato gli cade all'interno, viene condensato e cade dentro questo altro attrezzo che è un vaso fiorentino, che ha il compito di separare l'olio e l'acqua. A quel punto ottiene un prodotto grezzo, cioè tutto l'olio che hai estratto più il suo idrolato, quindi l'acqua, che viene messo all'interno di questo imbuto separatore. Viene fatto decantare, si separa la restante acqua che è rimasta, viene messo in bocce in vetro scuro da un litro e a quel punto deve maturare per poi arrivare alla vendita diretta. Massimiliano, allora prendiamo questo prodotto e andiamo a confezionarlo? Come avviene questo procedimento? Allora, dobbiamo prendere l'olio, quindi questa boccia da un litro, che è la boccia con che usiamo per stoccare l'olio, va all'interno del nostro imbuto separatore. Quindi, ok, mettiamo la quantità che ci è necessaria. A questo punto mettiamo il nostro flacone per vendita diretta, che è da 10 ml, lo riempiamo. Ecco fatto. Abbiamo riempito il nostro flacone, mettiamo il contagocce, che al cliente servirà per dosare in maniera più efficace l'olio, il nostro tappo con il sigillo, quindi il cliente è sicuro che il flacone non può essere aperto se non da lui dopo la vendita, e a questo punto, l'ultima parte, il finale, mettiamo la nostra etichetta, che riporta tutte quante le informazioni a norma di legge, e il nostro olio è pronto. Ed eccolo il prodotto finale appena confezionato, come si suol dire. Massimiliano però non ci ha ancora spiegato che cosa serve e quali sono le peculiarità dell'olio essenziale di lavanda. Vero. Allora, quello che hai in mano in questo caso è un olio essenziale di lavanda intermedia, quindi tra le due lavande quello che contiene più canfora. Questo lo rende ottimale se si vuole usare per esempio come profumo ambiente, ma è perfetto se lo si vuole mischiare insieme a una crema neutra per fare dei massaggi decontratturanti, perché la canfora è un aiuto in questo caso. Si può anche usare come base per cosmetico. Ci siamo spostati in un altro settore del tuo laboratorio, perché qui avviene la trasformazione di un altro tuo grande prodotto, che è lo zafferano. Esattamente cosa avviene? Allora, qui abbiamo il nostro essiccatore che serve a essiccare lo zafferano che viene raccolto ogni giorno, perché essendo un materiale altamente deperibile va lavorato in fretta, per cui noi qui abbiamo il nostro essiccatore che ha finito in questo momento di essiccare, per cui abbiamo diversi ripiani. Così è come si presenta la spezia una volta essiccata. A questo punto va pesata e poi stoccata per la vendita diretta. Massimiliano, siamo nel tuo spaccio aziendale, abbiamo seguito tutta la filiera di produzione, di trasformazione della lavanda e dello zafferano, qui lo troviamo sugli scaffali. Come? Sì, allora abbiamo sia le spezie oppure l'olio essenziale in materia prima, comunque per vendita diretta non trasformato, ma abbiamo anche dei prodotti secondari che l'azienda ha inserito nel proprio catalogo nel corso degli anni, per cui possiamo trovare, per quanto riguarda lo zafferano, il miele allo zafferano o i liquori fatti con zafferano e zenzero. Possiamo trovare invece, per quanto riguarda la lavanda, sempre del miele alla lavanda oppure liquore, liquirizia e lavanda, e abbiamo inserito ultimamente anche del burro di karité fatto con il nostro olio essenziale di lavanda e della crema barba con olio essenziale di lavanda e salvia. Quindi abbiamo ampliato e continuiamo ad ampliare i nostri prodotti. Abbiamo anche per esempio del sapone fatto con il nostro olio essenziale di lavanda. Hai recuperato una saponetta, un sapone alla lavanda, ecco, quali sono le sue caratteristiche sulla nostra pelle? Allora, è un sapone idratante fatto con materie prime assolutamente naturali e con l'aggiunta del nostro olio essenziale. È molto apprezzato dai nostri clienti, soprattutto per persone che hanno pelli sensibili e per persone che magari soffrono di allergie cutanee. Hai recuperato anche l'acqua di lavanda, a te molto cara, perché?
perché è quello che ci ha permesso di vincere il premio con Oscar Green di Coldiretti, perché questo è l'idrolato di cui parlavamo prima. Quindi quando noi distilliamo una pianta, nel nostro caso la lavanda, otteniamo l'olio essenziale e il suo idrolato, quindi l'acqua di lavanda in questo caso. L'acqua di lavanda è un ottimo ammorbidente, viene usato anche per pulire i pavimenti ed è usato anche nei termosifoni o nel ferri da stiro perché è vapore condensato. Quindi diventa da un prodotto di scarto o di scarso valore un qualcosa che possiamo riutilizzare e non buttare. Siamo anche golosi, Massimiliano, quindi raccontaci qualcosa anche della trasformazione dello zafferano e della lavanda sotto forma di alcol, di liquore. Sì. Sì, sono stati uno dei primi prodotti che abbiamo ottenuto dalla trasformazione della materia prima, per cui otteniamo, grazie a una distilleria con cui siamo associati, facciamo liquore zafferano e zenzero, il liquore solo zafferano, sia in formati da 200 che da 500 ml. Ultimamente, molto apprezzato dal mercato, devo dire, abbiamo inserito il liquore liquirizia e lavanda, sempre in formato da mezzo litro. Grazie Massimiliano per questo meraviglioso viaggio alla scoperta della lavanda e dello zafferano, un'azienda virtuosa, un'azienda giovane, siamo orgogliosi di averla raccontata. Grazie. Grazie ancora, io vado a raggiungere nuovamente Ludovico Lorini Sgariboldi, delegato giovane di Coldiretti, perché ho delle cose da chiedergli proprio riguardo al vostro mondo. Vado. E allora, Ludovico, rieccoci alla fine di questo meraviglioso viaggio, un'azienda virtuosa, come abbiamo già raccontato in più di un'occasione. Quindi la provincia di Pavia abbiamo scoperto che non è solo riso, non è solo assolutamente neanche vino, nonostante qui siamo in una terra, siamo in Oltre Po Pavese, terra di grandi vitigni, ma è anche altro. Questo è un esempio, ecco, che ruolo hanno i giovani nel promuovere tutte queste coltivazioni, passami il termine, un po' alternative. Il ruolo dei giovani è importantissimo in tutte le culture, in tutti i territori della provincia di Pavia, che è leader nella produzione di riso e vino, ma ha tante altre culture e tante altre aziende che si impegnano ogni giorno a fornire ai consumatori del prodotto sempre nuovo e diverso, dal piatto di riso fino all'agricosmesi, come nel caso di Massimiliano. Per dare un'idea dei numeri, a livello nazionale, da un nostro rapporto sui giovani che abbiamo appena pubblicato, risulta che le campagne italiane sono popolate da circa 55 imprese di under 40, di cui 3.000 solo in Lombardia, si occupano di attività sia tradizionali che di attività multifunzionali, dalla vendita diretta alla produzione e la trasformazione in azienda. Ludovico, qual è l'approccio dei giovani al mondo agricolo che tradizionalmente è ancorato alle tradizioni di una volta? Come ti dicevo prima, noi siamo molto legati alle tradizioni, anche se le rivisitiamo in una chiave più tecnologica, e in quest'ottica i giovani sono in prima fila per la rivoluzione digitale. Dal nostro rapporto risulta che un giovane su tre che è impegnato in agricoltura utilizza tecniche di agricoltura di precisione, e sempre uno su tre utilizza i social network per promuovere i propri prodotti e l'e-commerce. I giovani sono molto importanti per il panorama dell'agricoltura italiana, perché sono sempre fonte di nuove energie e di idee innovative, che devono essere però mitigate dalla sapienza dei più maturi. Grazie mille per questo quadro, Ludovico. Ho ancora una domanda per te. I giovani di Coldiretti sono impegnati da mesi in una raccolta firme contro il consumo di suolo. Cosa ne pensi? Va fatta prima una premessa, noi siamo, come agricoltori, siamo molto preoccupati delle conseguenze del cambiamento climatico, perché lo viviamo nella nostra attività imprenditoriale. La nostra attività si basa su cicli biologici che sono molto legati al clima e all'ambiente. Siamo molto favorevoli anche alle fonti di energia rinnovabile, siamo stati pionieri di biogas e di impianti fotovoltaici. Siamo preoccupati per i nuovi impianti di fotovoltaico a terra che andrebbero a sacrificare del terreno agricolo fertile e produttivo invece di utilizzare terreni marginali, zone da bonificare di cui l'Italia è piena e zone incolte. Chiunque voglia aderire alla nostra campagna, alla nostra petizione, può recarsi negli uffici zona, sono 9 dislocati in tutta la provincia dalla Lomellina all'Oltre Po, per orare la nostra causa. Bene, allora invitiamo i nostri telespettatori di Terre Lombarde a venire a firmare la vostra petizione. Ludovico, grazie ancora e ovviamente buon lavoro, come diciamo sempre. Grazie mille, buon lavoro.
Amici, chiudiamo qui questa bella puntata di Terre Lombarde dedicata a due prodotti così particolari qui in Oltre Po Pavese, lo zafferano e la lavanda. Io ringrazio gli amici di Coldiretti Pavia che ci hanno fatto scoprire questo produttore così giovane e così importante che sta facendo davvero tanto per questo territorio. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e orgogliosi di aver raccontato questa storia. Ciao, alla prossima settimana! Questo programma è realizzato in collaborazione con Coldiretti Pavia.